Sergio Castellitto, Sergio, volevo chiederle subito questo nuovo corso, quali sono le principali linee del suo programma? Ma io posso dire che quando ho cominciato questa esperienza 4 mesi fa, circa 4-5 mesi fa, fine ottobre, sì, ho detto a me stesso lo faccio a condizione che io venga messo in condizione di poterlo esercitare, questo ruolo, secondo quelle che sono le mie conoscenze, le mie esperienze, quello che credo di saper fare in termini della recitazione, della regia, della scrittura, dell'organizzazione artistica delle cose e così via. Fino a quando questo accadrà e mi sarà permesso, mi divertirò perché rivendico anche il diritto a divertirmi in qualche misura, continuerò a farlo. Tante iniziative, tante intenzioni, prima fra tutte questa cosa a cui tengo molto, che è quella della. Questa idea della diaspora degli artisti in guerra, penso che un luogo come questo debba rendersi conto in che momento storico sta vivendo, si sta vivendo tutti, e quindi insomma l'idea di poter ospitare qui in una 3 giorni di incontri registi, attori, cineasti, ma anche musicisti, anche scrittori, per consentire loro di incontrarsi, che provengono da esperienze di conflitti, di guerre, anche ostili l'uno all'altro, ma insomma il centro sperimentale diventa la casa in cui ospita tutto questo, in cui si ospita tutta questa possibilità di incontro. Ma così come tante altre iniziative, per esempio i master che stiamo organizzando in partnership con Minimum Fax, piuttosto che con Anika Academy sul management, sulla formazione, sulla scrittura creativa e così via. Così come stiamo immaginando di rafforzare tutti i rapporti tra la nostra cineteca e le grandi cineteche, prima fra tutte la Cinémathèque di Parigi, insomma, tante cose. Contemporaneamente a tutto questo mondo di bellissime buone intenzioni c'è il mondo, c'è cioè quello che io chiamo il bosco delle delibere. La foresta della burocrazia nella quale devi camminare cercando di non mettere i piedi, diciamo così, nelle sabbie. Barcamenarsi. A proposito di casa di cui parlava, comunque il centro sperimentale è una casa di grandi eccellenze italiane ormai da decenni. Le volevo chiedere cosa serve, se serve qualcosa per raccontare meglio forse una realtà del genere. Ma per esempio questa intenzione di aprirsi anche a questi incontri di oggi. Di fare questa è anche per offrire la possibilità per dimostrare che questo è un luogo che deve farsi più ospitale, più affettuoso verso l'esterno, più accogliente, e di rompere un po' una certa conventualità, un certo chiudersi. La diaspora serve anche un po' a questo, smettiamo di essere rifugio di noi stessi e diventiamo stage, diventiamo palcoscenico. Apriamo. Senza, diciamo, mantenere forse dei luoghi comuni che si hanno, è così. Sì, ognuno di noi fa i conti con i luoghi comuni e con la voglia di romperli. In Lei che cosa dice invece ai ragazzi che entrano al centro sperimentale? bocca al lupo. Dico in bocca al lupo perché ci sono passato anch'io, non perché io abbia fatto il centro, ma insomma io ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica. Ma insomma, questa non è una scuola dell'obbligo, è una scuola d'arte, le persone che fanno il bando partecipano al bando di ammissione, fanno le selezioni, hanno un sogno, non è che gliel'ha ordinato il dottore di fare il centro sperimentale. Io penso che chi lavora qui come docente o quant'altro ha il compito di individuare il talento, di suscitarlo. Perché a volte il talento c'è, ma è come Offuscato dalla quotidianità. incapace di emergere. Così come di rafforzarlo questo talento attraverso la formazione, la didattica e così via. Il vero patrimonio, i lingotti d'oro di questo posto sono in realtà forse quei prossimi futuri registi, quei prossimi futuri montatori, quei prossimi futuri attori, attrici che usciranno da qua, insomma. A proposito di questo, in chiusura, adesso che
che diciamo arco temporale stiamo attraversando, quel momento è per il cinema italiano. Domanda molto difficile, generale, però va fatta sempre un Io po' sono un 40 anni punto. che faccio questo mestiere e da 40 anni sento parlare di crisi. Di crisi del cinema. C'è sempre qualcuno che dice: ma come si supera la crisi del cinema? Io penso che la crisi, in termini quasi, come dire, artistici, sia una prerogativa dell'artista. Cioè, un artista, un bravo artista è un artista in crisi. Il problema è che il cinema è un'industria, è poesia che costa un sacco di soldi e quindi deve fare i conti con una serie di possibilità e di caratteristiche specifiche. E poi c'è la grande ondata, da ormai credo 10 anni a sta parte, della rinnovo, della esplosione della nuova scrittura seriale che ha in qualche modo stabilito un altro trauma dal punto di vista creativo, per esempio della scrittura del cinema.